massimo applauso. Vediamo un po' chi sarà la vincitrice. Ed ecco le prime 10, la sono uno Stefania Polo, uno Stefania Giulia Polo, la numero 3 Feliciano Saltano, la 4 Virginia Santamarco, la numero 5 Alessia Cascella, la numero 6 Alessia Campanelli, la numero 7 Antonia Pirro, la numero 8 Maria Sorrentino, la numero 9 Miriam Lanzetta, la numero 10 Lucia Celestano. Margherita Picone, numero 12 Melania Nappi, numero 8 13 Maria Polverino, meglio conosciuta come Miriam Polverino, numero 14 Federica Fonso, numero 15 Anna Cillo, numero 16 Serena Ippolito, numero 17 Nunzia Bonanni, numero 18 Lucrezia Grumbuto, numero 19 Alessandra Pacineo, numero 20 Maria Fedele, numero 21 Giuseppe Pacelli, numero 22 Rosa Perrotta. Ho parlato tante volte di questa splendida cittadina che appunto ci ospita, la cittadina appunto di Cetara. Le origini di questo borgo marinaro risalgono, pensate, forse all'alto medioevo, durante appunto l'evo antico, il suo territorio quasi completamente disabitato. Il 23 dicembre compirà 30 anni. Vorrebbe laurearsi in giurisprudenza. I suoi hobby sono danza e canto. Il desiderio più grande, beh, insomma, vedere la mia famiglia scritta felice. Number one. Questa sera anche ho fatto cantare, visto? Allora, andiamo avanti perché dalla città di Napoli, eccola qui, arriva la concorrente numero 2. Eccola di settembre, tifosissima del Napoli ma anche di Ligabue, che è il suo cantante preferito. Si ritiene una ragazza solare, simpatica e semplice. Con le mani vai, con le mani! Ah, ah. Vai questa canzone, eh! Vai, guarda, vai, 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 fai come fai, dai, dai, muoviti un puntino! Guardate, guarda l'applauso, guardate la cabrara! Vai, un applauso! È il numero 3! Arriva da Rosmera Inferiore. Questa ragazza è la stessa di Giulio, ha compiuto 23 anni. Il suo cantante preferito è Pino Daniele, grazie alla numero 3. E arriva adesso, con grande applauso, la numero 4. Sono Virginia Saldamarco, ho 20 anni, vengo da Portici in provincia di Napoli, ho vinto la Fassa Miss Gallery Auto a Lancusi in provincia di Salerno e questa sera sono la numero 4. Benissimo, eccola qui, guardate che sorriso, quello di Virginia Saldamarco. È nata a Torre del Greco ma vive a Portici, adora ballare, nata sotto il segno della bilancia. Eccola qua. Bene. E andiamo questa volta a San Giorgio a Crema. Ciao, benvenuto. Auto. Alessia Cascella, numero 5, classe 1995, la del 13 maggio, appunto, di 18 anni fa. Ha una sorella, un papà, Antonio, e una mamma assunta che è casalinga. Le ho detto, vorrebbe diventare attrice, magari anche fotomodella o addirittura famosa. Ha scritto anche il termine quello che ti segue sempre, chi è? Mio fratello, è giù. Ah, è giù, mamma mia. Dove è lei e il fratello? La segue proprio l'ombra. E per la serie, i sordi e tu, gli annanze e ma... Insomma, è sorda la rete, stavo dicendo mamma della rete, insomma. Sei pronta? Vai, batti il 5 e vai! Si parte! Numero 6, guardate, numero 6. Alessia Campanelli arriva da Casoria.
19 anni li ha compiuti il 15 giugno. È nata sotto il segno dei gemelli. Vorrebbe laurearsi e lavorare. Amen. Speriamo bene. Amen. Questa ragazza, non lo so, saranno arrivati con un pullman proprio pochi soldi fa, ma saranno una trentina, quarantina di persone che stanno facendo il tifo infernale per questa ragazza. Ti sto raccontando un po' quello che sta succedendo proprio qui giù. Eccolo, qui sta per arrivare il tifo infernale. Ha fatto gol, gol, ha segnato. Mamma, è un tifo così, mi fate venire voglia di fare la bella. Questa è la concorrente numero 8. Dai, muovetevi un pochino, ragazze, dai! Abbiamo aperto la discoteca questa sera! Vai! Siamo qui! In piazza! Accettara! Vai, forza bambini! No, se ti ho scherzato, cosa hai preso? No, no, no. Classe 1992. È nata il 13 agosto, attenzione, tra tre giorni il suo compleanno. Buona Simona, ti raccomando. 1992, abbiamo detto, data di nascita, data sotto il segno del leone. E il suo campione preferito, 27 novembre, compirà 22 anni. Diventare una modella. La sua cantante preferita è Rihanna. Si vede una ragazza solare, simpatica, divertente. Un applauso per Margherita Pippone. Lo sono Mazzotti, il suo cantante preferito. È una ragazza che vorrebbe diventare anche modella, tifosa del Milan, classe 1993, 15 di ottobre, compirà 20 anni. È vero, Omeli? È vero che l'hai fatto proprio per... Anche per questo. Abbiamo trasmesso, amici e telespettatori, come si dicono le bugie in diretta. Non si dicono le bugie! Numero 13, vai! Cristina Giancio, che poi gusta tutte le passerelle, no? Le guarda con attenzione tutte le nostre concorrenti, le segue veramente con grande affetto e con grande simpatia, anche se poi ogni tanto deve sgridare, no? 16, Serena Ippolito, grazie 1993, il 28 di ottobre compirà 20 anni. Salutiamo il papà Vincenzo, che è un rappresentante, mamma Rosaria. È tifosissima del Napoli, quasi tutte tifose del Napoli queste ragazze. Sono tante, ma proprio tante, ma quelle più belle sono qui questa sera, qui sul palcoscenico. Arriva, arriva dalla, oh, scusa, dalla provincia Lucrezia Gruppuso. Nata sotto il segno della bilancia, il 19 ottobre compirà 19 anni. Si ritiene una ragazza ritardataria, abbiamo detto orgogliosa, molto umile. Ale, ci sei? Insieme! Eh sì, che salutiamo Alessandra Facileo. E il 2 febbraio ha compiuto 19 anni.
suo più grande desiderio, girare il mondo, vivere una casa semplice, sincera, libera. Maria Fedele, il 15 settembre compirà 24 anni dato questo segno della Vergine. Pensate che il suo campione preferito è un allenatore, l'allenatore attuale dell'Inter, Materazzi. Non pensavo che anche gli allenatori fossero così corteggiati. Materazzi non è dell'Inter. Bellissimo, che non andiamo a mangiare? Sì, ok, ci vediamo dopo, magari dopo. Come ti chiami? Buonasera, sono Gigi Bacelli, vengo da Napoli, ho 24 anni. L'ultima concorrente in gara sta per partire, è partita, il pubblico sta applaudendo, e c'è la giuria che la sta esaminando con attenzione. Tutta la giuria la esamina, il voto va da 1 a 5, vi sto raccontando un po' quello che sta accadendo proprio in questo istante sul nostro palcoscenico di Miss Italia. Alla mia sinistra ci sono 4-5 bambini che si stanno muovendo, stanno facendo le capriole sulle sedie, addirittura incredibile, hanno una passione sfegatata questa ragazza, non ho capito, si è diventata la loro Beniamina, mentre arriva l'ultima concorrente. La concorrente numero 22. Concorrente in gara, la 22esima concorrente. Bene, adesso che cosa succede?